Improvvisato, voglio presentarvi qui sul palco il presidente di Montechia City Rockers, suo figlio Nathan. Sono pronti, con sé hanno un carico di emozioni. È proprio così che questo padre e figlio hanno trovato un modo geniale per evitare di fare le pulizie di casa. Si chiudono in una stanza, prendono una chitarra e iniziano a comporre brani senza capo né coda. Specialmente coda. Soprattutto coda! Immaginatevi una serata che unisce l'umorismo di Cocchi e Renato e la presenza scenica di Bud Spencer. Le canzoni che ascolterete sono nate nei momenti più esilaranti, quando la mamma Erika li caccia di casa per godersi un po' di pace. E cosa fanno loro? Magari! Cosa fanno loro? Creano pezzi che non finiscono mai, purtroppo. Speriamo che invece questa sera abbiano una fine. Questa è la magia dello spettacolo. Canzoni che iniziano da qualche parte e vagano nell'eternità. Vi presento Travis, Dave e Natano. Un applauso, signore e signori. Atterrerò tra le tue gambe, almeno che tu non mi dica di no. Sorprenderò i tuoi sensi, almeno che tu non mi dica di no. Faremo in modo che in questa notte non ci sia nebbia domani e non mi troverai al tuo fianco, nel tuo letto, nel mio letto, nel mio letto, nel mio letto. Allora, la Sara mi ha detto non creare troppe aspettative, non creare troppe aspettative. Allora, Sara,
dimmi un attimo, di che anno sei? 89. Dell'89. No, era 2004, ma volevo fare la modella. Dell'89, vieni qua, Giusa, di che anno sei te? Dell'89. Ross, di che anno sei? 99. Del 99, no. Oh, un applauso alla Ross che è del 99, ma non è assolutamente vero. Perché ho fatto questa domanda? Perché io adesso, in questo momento, mi trovo su un palco a presentare una delle band più rinomate della Badalpone, se non che l'unica band femminile della Badalpone. E perché l'ho detto? Perché? Musicalmente siamo cresciuti insieme. Cioè, io dell'86, voi dell'89, musicalmente siamo cresciuti insieme. Abbiamo fatto le nostre esperienze. Siamo andati a suonare nei contest, cioè, ti ricordi quella volta al Zebra Pub? Te l'ho ricordato anche prima, è stata una figata. Abbiamo fatto un'inversione a U davanti ai carabinieri durante un posto di blocco, ti ricordi? Cioè, cazzo, che serata abnorme. Io in questo momento sto presentando una band storica della Val d'Alpone, capitanata, così si dice, dalla sorella di Luca, Bibi Negretto. Lei in questo momento sta rappresentando Luca. Grazie. Bene, bene. Troppo carica presentativa, ma bene bene. Sendo dopo Miki. Vale!